Il TAR Abruzzo non ha concesso la sospensiva alla vendita degli impianti di risalita dei Prati di Tivo e di Prato Selva, di proprietà della Gran Sasso Teramano, richiesta dal gestore temporaneo Marco Finori. A seguito della revoca dell'aggiudicazione della gestione, l'assemblea dei soci della GST si è riunita per dare mandato al commissario liquidatore della società Gabriele Di Natale di procedere all'avallo della firma del rogito notarile con l'impresa Fratelli Persia di Tottea di Crognaleto. La decisione del TAR è stata una decisione che di fatto noi comunque ci aspettavamo, perché nell'operato che si è svolto negli ultimi tempi circa la vendita dell'asset del ramo d'azienda della Gran Sasso Teramano abbiamo operato nel rispetto della norma, quindi il TAR non ha né tanto né quanto detto che l'attività che era stata fatta non era di competenza del Tribunale Amministrativo, ma di fatto se ci sono delle problematiche sono di competenza del Tribunale Ordinario, quindi ha revocato la sospensiva che era stata data in forma cautelare, quindi che praticamente non ci aveva consentito di fare l'atto il 26 di maggio, ma di fatto adesso chiaramente sono stati, diciamo, tutti quegli atti che erano sottoposti a sospensiva sono atti validi a tutti gli effetti e quindi noi andremo avanti certamente nella chiusura di questa situazione. È pur vero che la Gran Sasso Teramano in questi ultimi anni ha riservato sempre l'ultimo minuto delle problematiche, dei colpi di scena, speriamo che in questo caso non ci siano e quindi chiudere con l'impresa Persia. Secondo lei il rogito quando si potrà fare? Guardi, noi stiamo lavorando da qualche giorno insomma, in maniera insistentemente per cercare di arrivare alla chiusura, quindi noi contiamo nel giro di una settimana. Una decisione, quella del TAR, che ha trovato la soddisfazione non solo degli amanti della montagna teramana e di tutti coloro che sognano di poterla godere anche attraverso l'utilizzo degli impianti fermi da tempo, ma anche da parte del mondo della politica. Ma ora inizia la vera battaglia, una corsa contro il tempo per riavviare l'asseggio Cabinovia il prima possibile per la stagione estiva. Noi siamo contenti del risultato della sentenza che è stata emessa, perché già avevamo ravveduto inizialmente questo problema di giurisdizione. Ora il problema appunto è quello di mettere in moto subito l'impianto, la cabinovia, per far sì che parta la stagione estiva e gli operatori iniziano a lavorare.